Signori, siamo dinanzi alla più grande opera di plagio nella storia dei videogiochi mai vista. Cioè, io non so neanche da dove cominciare, guarda, veramente, non ho parole, non ho terminologie, ho esaurito i vocaboli, ecco. Ma no, aspetta, sigla. Videogiochi per barboni! Allora, io già mi immagino il tizio, no? Che stava lì intorno al tavolo, no? Con i suoi collaboratori, tutto lì preciso, no? Buongiorno, signori. Buongiorno. Comodi. Allora, vi ho fatto venire qui oggi perché ho in mente un progetto veramente interessante. Ne ho già parlato ad alcuni di voi. Vedete, già sorridono perché loro hanno già parlato con me di questa cosa. Stavo pensando. Potremmo ideare un prodotto ad hoc per quelle persone che non possono permettersi una certa tipologia di videogiochi. Sto parlando nella fattispecie dei manageriali calcistici. Avete mai sentito parlare? Già vedo che qualcuno di voi sorride. Quel giochino che si chiama Football Manager, ecco. Qui sorge il primo problema. Quel gioco costa un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Per far finta di essere un allenatore di calcio. Signori, quanti acquistano Football Manager? Tantissime persone ne fanno uno all'anno. Raga, solitamente io in questi video mi preparo un testo da seguire, perché comunque è una tipologia di video in cui tu parli in sottofondo, sai, ti leggi il copione, insomma, ti scrivi delle cose per seguire un filo. Ma in questo caso è bene che voi vediate live ciò che ho da dirvi, proprio incazzato, perché... Fermo. Il gioco che io ti sto per mostrare non è che è brutto. Io non posso dire che è brutto. Questo gioco, tutto sommato, è anche bello, è valido. Sai perché è valido? Perché? Perché il calcio piace, il calcio va. E noi dobbiamo puntare sul calcio, signori. No. Vedo le vostre facce perplesse, eh? Di tu, che cosa hai da dire al riguardo? Non ti piace il progetto? Esponi il problema, lo risolviamo subito. Così non sarebbe una copia di Football Manager? Fuori di qua. Problema risolto, avete visto? Se voi non volete fare soldi, basta dirlo. Questa è la strada giusta per fare soldi. Usciremo di qui con i big money. Questo gioco è la valida alternativa a Football Manager, signori. Non so se ci stiamo capendo. Football Manager, il simulatore di calcio, manageriale di calcio in realtà, più famoso della storia dei videogiochi. Qui entriamo in campo noi. Tutti quelli che non possono permettersi Football Manager acquisteranno, udite, Soccer Manager. Grandissima, lo sapevo che ti sarebbe piaciuto, cara. Aspettami nell'ufficio, tra 5 minuti sono lì, comincio a scaldarla che oggi sto in botta, non le spacco. Soccer Manager, cioè, manco a dire, cioè, sai, mi sono inventato un nome, no, che ne so, ecco, per esempio, FIFA, Pro Evolution Soccer, cioè, sono due cose completamente diverse. La gente va costantemente su Google, su YouTube, a cercare Football Manager. E con la ricerca correlata, secondo voi, che cosa verrà fuori quando la gente cercherà alternativa a Football Manager? Eh? Non dico. Ve lo dico io che uscirò fuori. Soccer Manager. Frank. Sì, boss. Tu sarai l'addetto principale allo sviluppo, il capo programmatore. E come te lo faccio sto gioco, sì? Ne abbiamo già parlato, no? Non ti devi neanche preoccupare. Non sbatterti, non ti metti lì a sbattere, a fare. Non devi neanche progettare un cazzo. Prendi il codice sorgente di Football Manager, no? Prendi il layout. Togli il grosso, tanto cazzo ce ne frega. Quelle cazzate che ci stanno, le cose specifiche del giocatore, la società, tutte queste cazzate qui. Tanto il 99% dei giocatori di Football Manager non ci capisce un cazzo di quella roba. Mettile proprio formato maxi, proprio su tutta la squadra. Non è che metti ogni singolo giocatore, gli vai a impostare i parametri. Non serve. Io come faccio a spiegarvi cosa... Cioè, no, guardalo con i tuoi occhi. Io voglio che tu osservi con le tue pupille gustative proprio. Guarda, cioè tu dimmi che questo non è Football Manager. Guarda lo schermo, guarda. C'è il layout, le scritte, tattiche, la cosa da spostare i giocatori sullo schermo, i parametri.
Guarda i parametri, vanno da 1 a 20 anche questi. Da 1 a 20. Non è che dici hanno fatto come PES che vanno fino a 100. No, no, assolutamente no. Anche qui questi vanno da 0 a 20. 20 sei al top player. Cioè, perché non fai da 0 a 50? Almeno quello cambialo. Almeno quello, non ti chiedo, che ne so, quello. Il menu ipertestuale, no, che tu clicchi sul nome del saper giocatore, fatto alla stessa maniera, guarda. La cosa delle notizie, guarda, osservala, ti arrivano le notizie, è uguale, identico a Football Manager, guarda, le interviste, tu clicchi lì, scegli la risposta, no? Vinceremo sicuramente la prossima partita, eh. Un Football Manager versione soft, Football Manager per barboni, gratis. E chi invece vorrà le funzioni aggiuntive? Scaccia i big money. E noi quei big money saremo pronti a prenderli. Saranno tutti nostri. Ma tu penserai che questo sia il top? No, fermo. Vuoi vedere le partite? Vuoi vedere come sono le partite su sto gioco? Tieniti alla poltrona. Guarda le partite, guarda. Mo dimmi che non è Football Manager. Abbi la faccia come il culo. Dimmi che non è Football Manager. Guarda, io agli sviluppatori di questo gioco, che tra l'altro indovina come si sono chiamati, Soccer Manager Limited. Cioè proprio nella serie, che ne so, Scatola Bianca SRL. Che cazzo? Perché? No, vabbè, ti vuoi chiamare Soccer Manager Limited? Ok, vuoi creare un gioco, chiamarlo Soccer Manager? Va bene, mi sta bene. Vuoi copiare tutto da Football Manager? Mi sta bene. Ma cazzo, almeno le partite. Cioè, almeno le partite, guarda. Io ai creatori di questo gioco veramente gli farei venire doppio mento con una crina qua, oh, bim! Signori, abbiamo l'idea del secolo. Portiamocela a casa. Cioè, io non posso neanche dire che è brutto, perché tecnicamente, cioè, è Football Manager, quindi è fatto bene. Cioè, è un Football Manager light, versione gratis per i poveri. Proprio il Football Manager per barboni. Ce l'hai presente? Tu non hai soldi da spendere, dici, io vorrei fare un simulatore di calcio, no? Un gioco manageriale. Boh, guarda, c'è questo che è gratis, me lo prendo, Soccer Manager. La cosa che a me mi sconvolge è che la Sports Interactive non ha detto un cazzo a riguardo. Cioè, per loro va tutto bene. Che poi è versatile, eh? Cioè, è versatile perché quel gioco tu non solo ci puoi giocare da Steam, ma ci puoi giocare anche da Facebook, dal browser, dall'app sul telefono. Cioè, l'hanno fatto bene. Cioè, il plagio proprio fatto ad hoc. Dai ragazzi, tutti al lavoro, eh. Io vado in ufficio, ci vediamo tra 5 minuti. Ragazzi, grandi Soccer Manager, grandissimi. Grandi. Vi voglio bene ragazzi. Grande, batti al 5, E poi la cosa bella è che tu paghi determinate cose, no? Tipo, che ne so, tu vuoi fare la potenziare lo stadio, vuoi potenziare il campo d'allenamento, vuoi potenziare, che ne so, la cosa medica. Lui ti dice che ci vogliono X giorni, poi se te lo vuoi accelerare paghi con i crediti veri, no? Sganci e pezzali e aumenti, cioè con i soldi veri, no? Vedi, poi costano poco, gli 80 euro, poca roba, sono economici. Io vorrei darvi un parere su questo free to play, cioè è videogiochi per barboni, è un videogioco per barboni, ok? Ma come faccio a dire che il voto lo do a Soccer Manager e il voto lo do a Football Manager? Posso dire che è Football Manager light. Cioè, io non mi sento materialmente di appoggiare questa cosa. Cioè, inventiva, zero. Originalità, zero. Plagio, 100. Il 99% di quello che voi vedete sullo schermo è Football Manager. Non scherzo. E poi, tra l'altro, cioè, non so se la Roma è particolarmente forte o so forte io, o è stato un caso, però c'è, cioè, 4 partite, 4 vittorie, goleada ho fatto. Cioè, mo vabbè, che capisco che la squadra è forte, che la Roma vabbè, è una grande squadra, tutto quello che volete. Cioè, dai, guarda che roba, cioè, Ho vinte tutte quante. Poi Inter, cioè tutto, ho vinto tutto. Una bestia. Se continuavo ne facevo altre, tranquillamente, però a mano bassa. Signori, io che vi dico, se volete una valida alternativa a Football Manager gratis, assolutamente scaricatelo, perché anche il multiplayer, tra l'altro. Cioè, io il voto a sto gioco non glielo posso dare. Cioè, gli do 100 su 100 furto. 100 su 100 furto. Siete dei ladri. Detto questo, io vi saluto e se beccamo al prossimo video. Ciao a tutti i barboni.
Sbarco sopra il palco come Normandia. La mia banda fa brillare casse come bombe a Nassiria. Chiamaci il progetto dell'anomalia. Falla nel sistema requiem di ogni liturgia. Applausi nelle piazze per l'armata nera. Nuova era, fottutamente ostili come Pantera. Scimmie spaziali, sogni artificiali, zombie lobotomizzati, testa in cancrena. Pugni sollevati al cielo, questa è la mia scena. Cambio tema, indovina chi c'ha cena questa sera. Dai regà, e coi big money che famo? E posso anche comprare dei pantaloni eleganti invece di statuta de merda. E andiamo.